diciamo un po' che in molte aperture la vedete opposta a questa felicità, ovvero Oddio, triste. che bello! Oggi invece per la sua gioia treboloro su tre sfere, quindi 100% fortunati. Allora, E oltretutto possiamo subito vedere, leviamo subito aspetta, adesso Tolter, lì, aspetta. che sono tre indizi diversi. Aspettate, adesso vi faccio vedere più con da vicino. Allora, prima ball è una glitterata, quindi per me è una doppia che rivenderò, ovviamente. Questo qui appunto è l'indizio, questo qui è il tatuaggio, questi qui sono gli stickers. Ragazzi, le abbiamo già aperte per ovviamente vedere com'erano. Quindi qui Seconda. c'è una glitterata, poi qui abbiamo il club della scienza, quindi qui ci sarà Glamstronaut, ovvero l'ultra rara. Questa è una rara. Bello il joystick. Quindi abbiamo questo indizio, tatuaggio e stickers, quindi Glamstronaut, mentre qui il più bello che c'è, ovvero il Punk Boy, che io volevo Sì, tantissimo. quello che ci ha pisano in Questo mezzo alle qua. gambe, ok, abbiamo Esatto. capito. Allora, L'unico maschio vivente delle LOL. sotto specie di bambola. Che Allora, ragazzi, spostiamo tutto abbiamo e già. apriamo La la prima. prima, che è la glitterata, quindi vediamo quale glitterata ci salta fuori. Andiamo a vedere se abbiamo Allora, trovato un Independent Queen o Gogo oppure Queen. Go-Go Queen. Se hai Go-Go la mando io fuori dalla porta. Tra l'altro, Gogo Queen tra le glitterate è la mia preferita in assoluto. Quindi, se l'avessi beccata, che poi, tra l'altro, ragazzi, due ball me le avevano messe da parte le ragazze del Toys, perché io le avevo chiamate stamattina dicendo che ne volevo prendere due. Quindi, una di queste praticamente è stata scelta. Scusate, due di queste sono state scelte dalle ragazze. Mentre il Punk Boy l'ho scelto io, a caso. Ringraziamo le ragazze del Toys per averci messo da Esatto. parte questo splendido omaggio Allora, dorato. vediamo un pochino, vediamo la bottiglia. E capiamo subito che Gogo è un Queen. Go-Go Queen, quindi diciamo che sei fortunata. Sì. Tra l'altro è una delle mie preferite in assoluto, quindi beccarla un'altra volta è proprio il top dei Sì. top. Qui ci sono le sue equivalenti. Vali neri, Tutti giusto? glitterati, guarda, no, Ok. scusate, non vi ho fatto vedere. Ecco Maglia, tutto glitter. qua. Quindi questa la rivenderò praticamente sui vari gruppi Facebook. Ovviamente sapete già lì non chiedete di Esatto. scambiarle perché sono già andate da 1000 e una notte, ragazzi. Puntiamo pallina, che dite? Puntiamo pallina. Sì, anche lei in fondo c'ha un po' di pelo dorato, quindi Andiamo. può essere. Pallina si è spaventata nello scoppio dei confetti pop, intanto annusa qualche coriandolo Allora. nella speranza che possano Ta-da! essere croccantini. Eccola qui, Gogo Queen, ragazzi. Non ci fate caso come al solito alle grida di Alessandro, perché poi sta settimana, ragazzi, lasciamo perdere. Allora, Io mi questa qui assento un momento. è Gogo Queen. Allora, adesso le apriamo tutte e tre, ragazzi, e poi dopo vediamo i vari cambi colore, eccetera, eccetera. Poi andiamo avanti con la Glamstronaut. Allora, tiriamo fuori tutto. Se non sentite Marco è perché è andato di là dal bambino che stava strillando. Allora, tiriamo fuori ogni cosa, ok? Allora, partiamo da bottiglietta, che è... Ma no, ah, questo qui è il Punk Boy, scusate ragazzi. Boy! Pensavo fosse quest'altra la Glamstronaut, ragazzi. Allora, qui ci sono le polsiere, credo. Eccolo qua. Eccole qui le polsiere del Punk Boy.
Poi, qui cosa c'è? Vediamo. Ah, le scarpe. Ok. Queste qui sono le sue scarpine. Io tra l'altro ho anche il suo fratellino, quindi avrei completato anche la coppia. Qui abbiamo il suo biberon, bianco e nero, bellissimo. E adesso partiamo a fare pop. Io sposto tutto. Oh, mamma mia ragazzi, che meraviglia. 3, 2, 1. Ho fatto danno, ci ho fatto cascare tutti i coriandoli per mamma terra. E i coriandoli sono azzurri? Coriandoli ragazzi, per la prima volta sono azzurri. Mi sembra ovvio perché è un maschio. Signora mia, ora che dopo male. Ci toccherà pulire tutto. Guarda qua. Tutto un macello. Mamma mia, povero spazzino. Voilà! Oddio ragazzi, c'è il pisellino! È il pisellino ragazzi, guardate! E come vediamo le due... palle. Due palle, sì. Tonde. No, è troppo bello. Ok. Lui cambia colore, mi sembra, con l'acqua calda, mi pare. Ok, mettiamolo qui, poi lo andiamo a vestire. Ok. E per ultima, la Glamstronaut. Io pensavo di aver aperto prima, invece no. Poi ragazzi, stoppiamo, vestiamo tutti. Facciamo i vari cambi colore, eccetera, eccetera. Facciamo vedere tutto poi. Ok, Chiara, ti sto partendo ogni cosa. Ragazzi, questa è troppa l'emozione. Mi fa partire tutto. Mamma mia, ragazzi, che felicità oggi. Cioè, ho fatto bingo praticamente. Abbiamo fatto bingo oggi. Cosa dici tu? A me soldi non ne vedo più. Vabbè. Gli spesi semmai. Allora. Comunque. Sì, però guarda qua. Sì, sì. Ok. Allora, dove. Non si trova la bubble. Vabbè, no, apriamo una a caso. La bottiglia. Vediamo se è la bottiglia, sì. Tutta schiacciata, poi saprò io come metterla a posto. Ok. Qui abbiamo il vestitino, eccolo qua. Qui ci saranno, penso, le scarpe. Sì. Lei è un'astronauta, ovviamente. Che carino, è verde acqua rosa. Chissà su quale pianeta sarà andato. Glam astronaut, vediamo. Senti Glam. Qui ci sono i suoi occhiali. Sì. Un po' come i Flugel, dai. E voilà! Mamma. Madonna. Fatto anno. Dopo fate lo spazzino, Sì. Devo raccogliere tutti i confetti. Sono andati. Allora, lei ha i confetti, quelli classici neri e oro. Ok. Abbiamo fatto danni oggi. E voilà! Madonna mia, è bellissima! Lei cambia colore anche. Signora, abbiamo trovato pipi calze lunghe con il pulcino. Allora ragazzi, adesso noi rimettiamo a posto tutto, li mettiamo in freezer, insomma quelli che cambiano colore. Va bene, cambia colore, avanti. E ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, allora velocemente vi faccio vedere la Glamstronaut che è praticamente tutta blu. La faccio vedere veloce perché fa caldo e potrebbe tornare normale. Ecco qui. Com'è conciata, sì. Tutta viola blu. Procediamo. Poi abbiamo la Gogo Queen, che gli diventano praticamente guantini neri. E qui c'è scritto Caution, sì, sia. Qualcosa di radioattivo, e ovviamente. E qui gli viene tipo un neo. E adesso andiamo a vedere il nostro Punk Boy, perché lui cambia colore con l'acqua calda. E adesso vediamo. Oh, ragazzi, aspettate. Oddio, cos'è? È diventato tutto rosa. Ma dai, guardate un po', c'ho le cose da ghepardo. No, bellissimo, guardate ragazzi. Se avete presente le striature nere che hanno i leopardi, no. Somiglia molto, guardate. Personalmente tutto ci somiglia. Tutto rosa, bellissimo. Adesso vediamo cosa fa. Io penso che faccia pipì. È un maschio, c'ha pisello, quindi pipì.
Sì, però Chiara, se non lo riempi è un po' difficile. Fallo bene, se no come fa a farlo? Vediamo. Oddio! Guardate! Notiamo che ha anche un cerotto sulla gamba. Cioè. Sì, ci ha fatto male. Ebbene. Allora, ragazzi, io ho una strana sensazione che cambi colore con anche con l'acqua fredda. Vabbè. Vediamo, provo a metterlo in freezer 2 minuti e poi comunque ve li facciamo vedere vestiti tra 2 minuti. Allora ragazzi, con questo trio delle meraviglie, noi vi lasciamo al prossimo video. Lasciateci sotto dei commentini per farci sapere insomma cosa ne pensate. E noi ci vediamo alla Se vi è prossima. piaciuto, like, ma penso proprio di sì. E noi ci vediamo Esatto. al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ciao!